ultima edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Festa di compleanno in casa Palermo, Maurizio Zamparini, presidente del club di Viale del Fante, compie oggi 75 anni per l'imprenditore friulano nativo di Bagnararsa e 14° compleanno a presidente del Palermo. Thiago Čonek ha sorpreso tutti in Polonia per la sua capacità di adattarsi in più ruoli della difesa e dopo aver conquistato i tifosi del Palermo con delle prestazioni al di sopra della media nel finale di stagione, il centrale polacco di origine brasiliana è pronto a giocarsi una maglia da titolare per l'europeo. Da 2 anni sono convocato regolarmente, ho giocato poco, ma conosco la squadra, ha dichiarato il difensore rosanero. Al di là del fatto se giocherò o meno, sono pronto. In Italia ho giocato sia in una linea 3 che in una linea 4. Non è cambiato nulla, sono sempre lo stesso giocatore. Bisogna essere forti mentalmente per giocare a questi livelli. In Italia nessuno mi considera un bullo, faccio soltanto il mio lavoro. E Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del riscatto da parte del Palermo di Gaston Brugman. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Non ci sono stati incontri, ma noi abbiamo un diritto di riscatto obbligatorio su penali in caso di promozione. Loro non hanno obbligo di riscatto, quindi però hanno una facoltà di riscatto a un importo prestabilito. Se lo dovessero esercitare, bene. Se non lo esercitano, io sono contento uguale, perché Brugman, secondo me, è un giocatore molto importante. Probabilmente in questa annata un po' così del Palermo non è riuscito a far vedere tutto il suo valore, e io sarei felicissimo se ce lo riportassi a casa. Andrea Rispoli, difensore del Palermo, ha parlato così del suo futuro in maglia rosanero. Ho un contratto da rispettare, sono lì e sto bene, ha ammesso Rispoli. Comunque ci sono tante situazioni da vedere, al momento sono proiettato a pensare alla mia società e alla mia squadra. A Palermo sto bene e mi sento importante lì, quindi in questo momento penso solo a stare lì. Se verrà fuori qualcosa ne prenderemo atto e parleremo con la società. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.